Sciba si è diventato ormai il beniamino dei tifosi. Ancora un rigore parato che oggi vale 3 punti importanti. No, l'importante era vincere, portare a casa questi 3 punti perché ci servivano tanto. Poi tutto il resto è riguadagnato dal lavoro settimanale che facciamo. Domenica scorsa una bellissima parata a campo basso, oggi il rigore, insomma, questo Giulianova che conquista 6 punti importantissimi e si porta a 4 punti dai playoff e a più 8 dai playout. No, stiamo facendo molto bene. Però dobbiamo continuare a lavorare, non dobbiamo mollare un centimetro e guardare la prossima in Coppa Italia che è famiglia. Raccontaci il rigore, Iaboni dinanzi a te, un giocatore molto esperto, insomma, cosa hai pensato in quel momento? Come hai letto la traiettoria? No, io con il mister dei portieri ci alleniamo durante la settimana, poi abbiamo una tecnica nostra e ci è andato bene parecchie volte. 8 palle gol, non chiudi la partita, rischi di pareggiarla alla fine. Loro hanno avuto una palla gol il primo tempo e una il secondo. Noi le abbiamo avute, ripeto, contatele voi, se le fate vedere tutti quanti. Oggi abbiamo creato soprattutto il primo tempo, sulla fascia destra abbiamo fatto 2 trazioni, secondo me anche spettacolari, d'applauso, come quella del gol, e ne abbiamo fatte altre così all'interno. Poi chiaramente un pochettino stanchezza, non scordiamoci che oggi ci mancavano 4 titolari, perché uno fa sempre finta di niente, ma ci mancavano 4 titolari, e poi alla fine quindi un pochettino di stanchezza, un pochettino loro la forza della disperazione, e un pochettino sul finale abbiamo sofferto, però ripeto, stiamo parlando di una squadra che oggi secondo me ha fatto una grande prestazione e che sta dimostrando di crescere partita in partita, ma ripeto, stiamo parlando di una squadra che sta in emergenza e nonostante questo Vogliari ha combattuto, ha lottato, ha dimostrato organizzazione, perché anche nel momento finale un pochettino di sofferenza, però il rigore tra l'altro con un giocatore nostro che sta dietro all'avversario non è che avevamo rischiato se no altre azioni particolari. Però mister ha recuperato tantissimi palloni. Un partitone, purtroppo c'aveva un problema al collo, stava soffrendo, è rientrato all'inizio del secondo tempo che lo abbiamo assaggiato, però vuol dire ci aveva male e quindi l'ho dovuto sostituire, al di là della mia tifosa in tribuna che ogni volta che lo sostituisco mi attacca, però vuol dire, purtroppo se uno sta male sta male. Tranquilli non ci staremo mai. Vabbè, per lo dici natura, perché è natura di questa piazza, è natura del presidente che è vulcanico, è natura mia che sono sanguigno, è natura dei tifosi, è natura della nostra squadra, però voglio dire, la cosa che mi farebbe piacere, ma ho visto alla fine che la gente ci ha dato una mano, perché nel momento finale stavamo un attimo soffrendo, ha capito che senza 4 giocatori, la partita sotto pressione, voglio dire, avevamo dato tanto, perché per fare le palle gol, quelle che abbiamo creato, noi avevamo spinto, avevamo mandati, quindi c'era anche la stanchezza, cioè oggi non abbiamo fatto una partita, sembra strano, però rispetto a Campobasso, dove in ogni caso li abbiamo aspettati e poi ripartivamo, oggi invece noi abbiamo fatto delle azioni proprio che andavamo, e quindi questa cosa qui ha creato chiaramente una maggiore stanchezza. Però permettetemi, un applauso a questi ragazzi, stanno facendo delle cose bellissime.